sin dai tempi più remoti del divertimento meccanico ed elettronico, c'è stato un genere che per la sua immediatezza e semplicità si è trasformato in un evergreen in grado di resistere indenne al passare del tempo. E così dai chioschetti di Just Try nel West ai moderni coin-op arcade è giunto fino a noi, in una continua rivisitazione di ciò che è il concetto base della sfida, il tiro a bersaglio. Mi dica una cosa, dove hai imparato a sparare così? A Disneyland. E qual è la componente più importante nel tiro a bersaglio? Beh, ovviamente l'arma. Che sia fisica o virtuale, se manca l'arma non ci si diverte. E se parliamo di videogames, sono certo che chiunque, almeno una volta nella vita, abbia provato uno dei cosiddetti giochi con la pistola. In pochi però sanno che l'impiego delle light gun e ancora prima delle light pen deriva addirittura dagli albori di questa industria. Come dimenticare quella bestialità di fucile venduto per il Magnavox Odyssey? Da quel momento i vari device dedicati hanno cambiato forme, dimensioni e sistemi di funzionamento, fino a raggiungere i giorni nostri in cui praticamente ne troviamo una quantità imbarazzante. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Però se parliamo di giochi, quali sono i più rappresentativi di tutta la storia degli sparamenti su schermo? Sigla. I giochi con Dr. Game! E va bene, dai, chi non ha mai sognato di essere un cowboy? Ebbene, immergetevi ora in un bello spaghetti western in cui tutti abbandonano cavalli e vacche per correre a sforacchiarvi senza un briciolo di ragione. Hi-ha! Se ammazzare montagne di stuntman è l'aspirazione della vostra vita, non dovete far altro che procurarvi una fra le decine di conversioni di questo classicone trash e diventare la pistola più veloce del West. Lo trovate persino su Wii, smartphone e PS3. Al peggio non c'è mai limite. Allora, alzi la mano chi non ci ha mai giocato nemmeno una volta. Inchinatevi davanti a uno dei più grandi successi partoriti dalla mente di quel geniaccio di Gunpei Yokoi, che Dio l'abbia in gloria. Varudo Gunman, come lo chiamavano in Nintendo, fu uno dei più grandi successi in sala giochi della metà degli anni 80. E non solo fece guadagnare alla casa di Kyoto quintalate di big money, ma fece anche da guest star in pellicole divenute leggenda. Provatelo per NES, e si aggira sui 30 euro, e amatelo. Oh, guarda un po', un piccolo Frodo. Quintali di poveri disgraziati con manie di protagonismo desiderosi di farsi crivellare di colpi. Questo erano i nemici di Virtua Cop. Saltavano fuori dai loro nascondigli mettendosi in mostra con tanto di enormi indicatori colorati, solo per farsi sforacchiare come con la pasta. Ma nonostante ciò si trattava di giochi maledettamente divertenti, dei classici Sega belli e dannati, che sapevano essere davvero bastardi in alcuni passaggi. Se siete possessori di un Sega Saturn, di certo li avrete già, altrimenti rimediate! Su eBay ve li tirano dietro a meno di 10 euro. Su Saturn c'era Virtua Cop. Poteva mai mancare una copia spudorata anche su PlayStation? Ok, dai, non si trattava di un intero gioco per lightgun, ma piuttosto di una sezione all'interno di un gioco multievento. Però quantomeno era ben fatto e divertente. Si narra che il titolo fosse un tie-in di Die Hard 2, ma a parte un paio di riferimenti, non è che ci abbia mai visto tutta sta somiglianza. Poi in Die Hard c'era Bruce Willis, qui invece un personaggio poligonale creato dal diavolo in persona con Game Maker. In giro ve lo regalano con le patatine. Recuperatelo e divertitevi, che la vita è dura ma bella. Proprio come film d'azione anni 80, Operation Wolf è grosso, stupido e fa davvero tanto casino. Se volete sapere da chi discende l'ultimo gioco di Rambo... Oh mio Dio! Levamelo subito da davanti!
Dicevo, Operation Wolf è il nonno bello e buono di tantissimi sparatutto su binari, mercenari che non vedono l'ora di trasformarci in grughiera, tantissimi bonus da acchiappare e... donne in bikini. Ma sì, perché no? Un arcade in cui si usa una bocca da fuoco di questo calibro può permettersi tutto. Procuratevelo in versione Master System, secondo me è la migliore in assoluto. E andateci giù pesante di Light Phase. Una serie storica che non ha bisogno di presentazioni. Orde di ragazzini ci hanno giocato in sala, camionate di appassionati ci hanno giocato su console Sega, e non c'è niente di meglio dopo una giornata in ufficio. Lo so, molti avranno le sacche piene di zombie e non morti, ma... hey! Si possono fare a tocchetti! Li potete recuperare per Saturn, Dreamcast e per le console della scorsa generazione. Il capitolo più recente, Overkill, non è affatto male, tra l'altro. E se i vostri polpastrelli chiedono il sangue, fate un giro su Typing of the Dead. Vabbè, dai, lo so, non c'entra nulla, però... sempre meglio che citare quella cagata immonda del film. They are fast. They fight to the end. And beyond. No, questo no. Ok, allora, paperelle e piattelli da colpire e un bel prato erboso da ammirare. Come dite? Ho dimenticato qualcosa? Vabbè, ok. Forse intendete quello stramaledettissimo cane bastardo che non fa altro che ridere alle mie spalle? Da ragazzino odiavo quel maledetto sacco di pulci. Perché dico io comportarsi così? Già non è semplice per un ragazzino puntare e schiacciare il grilletto durissimo della zapper. Vorrei vedere te ad essere preso in giro in quel modo. Mi hai rovinato l'infanzia, maledetto cagnaccio. Ma sto tranquillo, prima o poi ci riuscirò. Muori, bastardo, muori! Dai, su, alzate le manine. Lo conoscete tutti, vero? Voglio sperare di sì. Si tratta semplicemente della serie di Sparaspara che ha rivoluzionato il genere, inventando il controllo a pedale per le coperture e ha fatto sì che nelle case di tutti i sonari anni 90 arrivasse un gioiellino come la Gunkon di Namco. Se non avevi il pistolone, non eri nessuno. I primi due giochi, poi, erano epici sotto tutti gli aspetti. E vabbè, bisognava solo salvare la figlia rapita del presidente. Ma chi ha mai dato peso alla trama in questi giochi? Recuperate immancabilmente le versioni per PS1, che si trovano in giro a due spicci, e ignorate bellamente tutti i seguiti, vi eviterete un posto caldo all'inferno. Capolavori, punto. Potremmo già concluderla qui. Una serie di giochi mitica sia in sala che su PS1. Point Blank era la vera killer application per Gunkon. Veloce, divertente, spassoso, tremendamente cattivo. Forse il gioco per pistole più invidiato dai possessori delle altre console. Fu secondo solo a Time Crisis come vendite. Insomma, un masterpiece da avere a tutti i costi nella vostra collezione. I tre capitoli si trovano in giro ad una ventina di euro. Fateli vostri now! Ok, la scena era più o meno così. Signore! Tutti giocano ai Pokémon e io avendo la Play mi sento escluso. Sono certo che la mia labile psiche ne risentirà a lungo andare, portandomi alla sociopatia in età adulta. Compra Pokémon, 10.000, risolve il problema. Yeah! E da quel momento nulla fu più lo stesso. In quanti ci siamo cascati? Lo so che è una roba pirate e cazzabubole del genere, ma per un momento ci abbiamo davvero creduto. Certo, poi accendevamo le nostre belle PS1 moddate e si apriva un mondo. Ma chi se ne frega di Pokémon quando potevamo passare intere giornate a sparare sulle chiappe ad un coniglio pulcioso? No dai, seriamente, Rescue Shot è stato uno dei giochi che più mi sono rimasti nel cuore. E ancora adesso, durante le sedute dallo psicologo, mi capita di ringraziare fra me e me quel simpaticissimo marocchino spacciatore di CD. Ebbene, eccoci qui. Lo so, probabilmente conoscerete altri 1000.000 giochi per Lightgun. Ovviamente i commenti qui sotto sono apposta per questo. Ditemi la vostra. Questa puntata di... Ma i giochi? Finisce qui. Spero che sia stata di vostro gradimento. Beh, che altro dirvi, cari pazienti? Un saluto dal vostro Dr. Game e al prossimo video.